Vania Renda. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, questa settimana dal punto di vista esterno insomma non è stata molto serena perché i tifosi sono delusi e amareggiati, testimonianza ne è uno striscione, non so se ne ha conoscenza, sì. Apparso nella nottata insomma dove si chiede rispetto ed è uno striscione rivolto alla squadra, alla società, giusto, ma anche alla proprietà. Dal punto di vista interno invece com'è andata questa settimana? Intanto è giusto prendersi le critiche dopo una prestazione deludente come quella che è stata a Cremona, per la quale comunque io mi sono già scusato a nome mio e dei ragazzi con tutti, con la società, con i tifosi, perché comunque abbiamo tradito anche il nostro lavoro, non è che abbiamo tradito solo fiducia agli altri, però è stata una settimana di impegnativa, di duro lavoro e di confronto, e dal confronto è emerso che comunque si è preso atto di questa situazione che noi dobbiamo assolutamente invertire. È normale che il pubblico manifesti la propria delusione, non potrebbe essere diversamente. Io dico sempre che se noi ci prendiamo gli applausi dobbiamo prenderci anche le critiche e i fischi, quindi è normale che il pubblico reagisca in questa maniera, sta a noi riportarlo a fianco della squadra. La società nel post partita aveva parlato di duri provvedimenti nei confronti della squadra, si era parlato di un ipotetico ritiro che non si è concretizzato e a conoscenza di qualcos'altro che la società intende fare nei confronti della squadra? Ma no, noi abbiamo fatto una settimana, come ho detto prima, di confronto, abbiamo cercato di analizzare bene quella che è stata una batosta in attesa. È chiaro che quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio, perché è giusto che sia così, i bagni sporchi si lavano in casa, no? Però io penso che sia stato comunque, intanto è importante resettare e ripartire, bisogna farlo anche quando si vince, resettare, a maggior ragione quando si perde si prende una batosta come l'abbiamo preso noi, però non ci si può fermare e adesso bisogna dimostrare carattere per reagire a questa delusione che abbiamo tutti. Domani arriva lo Spezia, è inutile guardare ai numeri perché la squadra di mister italiano sta facendo assolutamente benissimo nell'ultima striscia e quindi che partita si aspetta lei sotto tutti i punti di vista chiaramente? Da parte nostra di sicuro una partita di carattere, poi il campo dirà quello che saremo stati in grado di fare. Franco Camarasana. Intanto la condizione dei singoli giocatori, se c'è qualcuno ha problemi eccetera, e poi se cambierà qualche cosa anche per quanto riguarda l'assetto tecnico della squadra. Fino adesso è sempre il 3-5-2, dobbiamo aspettarci qualche novità? Allora, per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori, quelli che ho convocato sono tutti disponibili, mancheranno Strandberg, Buongiorno, Del Prete, Muscati e sono questi gli assenti. Vabbè, soliti, ormai così. E per quanto riguarda il cambiamento, secondo me è importante cambiare la testa più che il modulo di gioco. Quindi dobbiamo cambiare atteggiamento e aspetto mentale, che è la cosa più importante. Poi come si gioca, l'importante è che abbiamo bene in mente che dobbiamo affrontare la partita con la testa giusta. Le principali caratteristiche di questo Spezia e le cose su cui soprattutto ha posto l'attenzione da parte dei suoi giocatori, ovviamente sicuramente avrete visto i filmati delle partite dello Spezia. Insomma. Assolutamente sì, ma come facciamo tutte le settimane. Certo. Però come ho detto prima è inutile guardare gli altri se poi non si fa benissimo un viaggio introspettivo in se stessi, perché a prescindere dall'avversario che si ha di fronte noi non possiamo essere quelli di Cremona. La cosa più importante è recuperare noi stessi la fiducia, la nostra credibilità, toglierci tutti quei dubbi che ci hanno accompagnato nell'ultima partita, anche perché è stato un passo indietro rispetto a tutto il lavoro che abbiamo fatto. Si era fatto un percorso di crescita e poi purtroppo questa partita ha un po' creato, giustamente, si è ritornati indietro. Però ecco, noi dobbiamo eliminare questi dubbi e queste incertezze, che dubbio è un'incertezza soggettiva pericolosa, perché nel momento delle scelte, come si dice, non hai quella, appunto, l'incertezza al contrario del dubbio, no? Il dubbio è nemico della fede, no? Tornando allo Spezia, le cose che più le piacciono, ecco, di questa squadra, di come gioca? È una squadra molto forte, gioca molto bene, adesso ha preso una quadratura importante. È una squadra di grande qualità, un po' in tutte le parti, è una difesa solida, un centrocampo completo, qualità e quantità, attaccanti molto veloci, molto forti nell'uno contro uno,
Quindi è un avversario sicuramente molto forte nel momento migliore, e però per questo per noi deve essere anche l'occasione per poter rispondere a questo, appunto, a questo momento, a questa debacle che abbiamo avuto domenica. Perché a Salerno la squadra ha fatto una gran partita, quindi non può essere il Trapani quello di Cremona. Federico Tarantino. Salve mister, secondo lei si deve lavorare più dal punto di vista tattico o mentale in questo periodo di difficoltà? È la mente che manda avanti sia le gambe e sia la poi quando funzionano le gambe, ma se funziona la testa funziona tutto, perché la squadra ha dimostrato di saper fare le cose in passato. È una partita, però non deve essere poi un momento di allargare un concetto negativo. Io l'ho detto, adesso ci possiamo ammazzare, perché torniamo sempre al solito concetto, perché nel momento in cui si prende atto di quello che si è fatto l'analisi e tutto, e adesso ci deve essere la reazione. Quindi tornare sempre indietro, secondo me, non è che serve a nulla, alimenta solo il malessere, il veleno, queste cose qui. Quindi noi dobbiamo ripartire con la fiducia in noi stessi, quello che ho detto prima, dobbiamo recuperare fiducia. Nicola Conforti. Mister, non per tornare indietro, no, ma se possiamo saperlo, visto che nella conferenza stampa dopo la partita di Cremona ha detto: io devo analizzare questa partita, sì, devo andarmi a vedere tutti gli allenamenti, sì, e tutte le cose, eccetera. E allora possiamo sapere noi effettivamente dopo questa analisi quali sono i punti che stati evidenziati in questa settimana? Allora, intanto io la partita me la sono rivista, tanto non dormo la notte, mi sono rivisto la partita, poi ho mio figlio che ha tutti i video degli allenamenti, eccetera, quindi mi sono rivista gli allenamenti e partita. E a caldo meglio non parlare, perché la rabbia rischia di superare la ragione, quindi non si è razionale a caldo, però me l'ho rivista e poi il giorno dopo ho fatto un'analisi a mio avviso abbastanza lucida, e me la tengo per me però, perché quello che si dice lo spogliatoio appartiene un po' al nostro lavoro. Il lavoro deve essere fatto di sicuro. Io non sono uno che le manda a dire cose, cioè io mi prendo le mie responsabilità, però sono uno che dice infatti le cose bisogna dirle per correggerle, se uno le nasconde sei complice delle tue negatività. Ecco, è giusto che noi siamo qui anche per fare da nero di congiunzione fra la squadra, quello che succede in campo, quello che succede in società e i tifosi. È proprio in virtù appunto di queste cose che voi adesso avete capito, avete analizzato, avete in qualche maniera diciamo fatto vostre, e spero proprio che noi potremo vedere in campo proprio sin da allora sabato, io ho detto, no? Che di sicuro domani ci aspettiamo una partita di carattere, qui non ci può, poi sul risultato non posso dire, non è che se indovinassi i risultati se giocherei la schedina che non si gioca più, però penso, vabbè, non la devo fare a lei questa domanda, però siccome fa parte appunto di questo... Mi può fare tutte le domande che vuole. No, no, cioè, anche la presa di posizione della società che dice prenderemo seri provvedimenti, tutte queste cose qua, è passata una settimana, non abbiamo saputo più niente, penso che i tifosi non è che possano considerarsi soddisfatti di questo atteggiamento. Però questa domanda vorrebbe fare la società, non a me, perché io appartengo alla parte tecnica, io sono il responsabile che lo fanno i ragazzi in campo, quindi io posso analizzo con loro, ma sono anche sono il loro riferimento, quindi poi la società se prende i provvedimenti sono anch'io la parte di quello che li subisce i provvedimenti. Io posso prendere i provvedimenti se ne scelte, oppure se un giocatore non si impegna, gioca male, è il mio lavoro. Scelgo uno o l'altro, metto fuori uno, metto dentro l'altro, però sui provvedimenti disciplinari della società, solo se qualcuno manca il rispetto, cioè se fa qualcosa di scorretto, però la squadra giocando male, ha perso. Provvedimenti disciplinari, ma vogliamo sapere appunto... Ascolti, tanto alla fine la risposta sta sul campo, le parole stanno sul tempo che trovano, perché noi possiamo dire, fare, sta qui a parlare fino a stasera, quello che conta, la risposta la possiamo dare domani sul campo, di sicuro daremo una risposta di carattere nella prestazione, poi vedremo. L'aggravante che lo Spezia viene qui con voglia di rivalsa anche dell'unica sconfitta, subito sconfitta in casa soltanto col Trapani e con il Benevento, come se fosse
ce ne faremo una ragione, sarà una motivazione in più, non è che le posso dire. Noi sappiamo, che l'ho detto prima, grande rispetto, sono secondi in classifica, 5 vittorie in fila, non so quanti risultati utili hanno fatto, però sinceramente noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo resettare quello che noi dobbiamo pensare a recuperare la fiducia, di affrontare un avversario forte con tutte le nostre capacità, possibilità e convinzioni. Cambi di modulo, qualche cosa, questo non lo vuole dire. Questo non lo dico, perché io alla squadra la voglio, non ho mai dato la formazione, in tanti anni che alleno, il giorno prima, buono gioco, è facile anche comprenderlo, a volte poi se ci sono i cambiamenti si vedrà in campo, anche perché una squadra deve essere anche preparata a poter eventualmente modificare, no? Però non è, ripeto, la cosa importante, perché io lo so che a voi vi piace parlare di tattica, ma non è la tattica che fa vincere le partite, è la testa, quindi...